Non hanno per una spiegazione plausibile i due episodi di tagli di alberi a bordo strada che hanno creato un concreto pericolo oltre che disagio alla circolazione la notte scorsa nell'area bassanese, con un automobilista a rischiare la vita dopo che la sua Mercedes classe B è stata centrata in pieno dal tronco di una pianta tagliata con una motosega al momento da ignoti. Potrebbe trattarsi di un folle quanto inedito gesto di vandali oppure di lavori lasciati incomplete in maniera rischiosa. La donna trevigiana che si dirigeva verso Treviso, ferita in modo serio salvo complicazioni, non dovrebbe riportare gravi conseguenze fisiche. È stata estratta poco prima delle 3 stanotte dai vigili del fuoco intervenuti nel territorio di Mussolente, statale 248. Il fusto del grosso albero, alto almeno una quindicina di metri, è precipitato sul tettuccio della vettura svoltando il parabrezza. Per il peso, la giovane al volante salva grazie all'angolazione di caduta della pianta, rimasta immobile all'interno dell'abitacolo in attesa dei soccorsi. Il fatto è avvenuto in prossimità di una curva, un'imprudenza secondo i vigili del fuoco che hanno avviato le indagini per risalire ad eventuali responsabilità da parte di ditte o individui che hanno creato situazioni di pericolo. A distanza di appena 1,5 km, infatti, in via Cabembo a San Zenone degli Ezzelini, un secondo albero è stato trovato in strada, tagliato alla base, anche qui con macchinari utilizzati da boscaioli. La pianta impediva di fatto il transito su entrambi i sensi di marcia. In questo caso sono stati i pompieri in servizio ad Asolo a intervenire e liberare la comunicazione.